Il Foggia è chiamato a reagire ai tre schiaffi di Latina. Allo Zaccheria arriva la casertana di Cangelosi, gara difficile in cui l'obiettivo sarà quello di riprendere il brillante cammino degli ultimi due mesi, serie positiva che ha proiettato i Satanelli dalla bagarre salvezza al decimo posto, patrimonio da preservare fino al termine della regular season. La squadra ha lavorato bene in settimana, poi se ha metabolizzato la sconfitta di domenica lo vedremo domani magari, però ha lavorato serenamente, ha lavorato con responsabilità, sia in un modo che in un altro, la differenza la fa le motivazioni. Chi ha più motivazione a raggiungere un obiettivo, chi ha più motivazione a finire una stagione in crescendo, può avere vantaggio. Il 3-4-3, accompagnato spesso da un'impostazione molto vicina al 4-3-3, è ormai il mantra di Cudini. Il recupero di Ercolani garantisce un'altra soluzione in difesa. A centrocampo, occhio ai cartellini, Ogier e Tascone sono diffidati. In avanti serviranno i migliori Millico e Rolando per insidiare una casertana in gran forma e reduce da 3 clean sheet di fila. Embalo e Manè hanno riassaporato il campo e Tonin resta una valida alternativa. Gagliano punta favorita per partire nel tridente, Santaniello ancora alle prese con l'infortunio. Noi stiamo lavorando su due situazioni di gioco, due moduli, come vogliamo, e quindi su questo poi in base a questo possiamo scendere in campo, quindi non cambia la prerogativa, cambia forse qualche posizione nel campo. Veniamo fuori da una prestazione buona come prestazione, dico, al di là del risultato, e quindi perché non avere le nostre certezze.